Benvenuti a una nuova puntata della rubrica Alimentazione e Salute di Voci di Strada. Oggi vi parlerò del peso corporeo e di come varia. Innanzitutto il peso corporeo è strettamente correlato a determinati fattori, vediamoli insieme: all'età, al sesso, a patologie accertate, quindi quale sindrome metabolica, squilibri ormonali o disturbi del comportamento alimentare, dallo stress, dalle abitudini sbagliate e in periodi eccezionali della vita, quali nella donna la gravidanza, ovviamente il peso corporeo tende a variare. Dobbiamo fare una precisazione: esiste il peso corporeo ideale e il peso corporeo reale. Ora, oggigiorno la maggior parte delle persone tende ad avere o ad assomigliare a determinati stereotipi. Le donne tendono ad essere maggiormente predisposte a divenire uguali a modelle o a persone dello spettacolo, mentre invece gli uomini hanno come obiettivo principale quello di diventare dei veri culturisti. In realtà ogni individuo è a sé, ogni persona ha un suo peso reale che dipende essenzialmente da due fattori: la genetica e l'ambiente. Per quanto riguarda la genetica, ovviamente non abbiamo modo di poter modificare quelle che sono le nostre predisposizioni genetiche, mentre sui fattori esterni, ossia su quelli ambientali, possiamo andare a lavorarci sopra per migliorare il nostro peso corporeo. Quali sono questi fattori esterni? Mi riferisco alle abitudini alimentari, alle abitudini quotidiane, quindi quanto siamo attivi, e insomma allo stile di vita. Possiamo modificare i fattori esterni in modo da migliorare il nostro peso corporeo? La risposta è sì. Vediamo in che modo. Innanzitutto, non bisogna porre l'attenzione sul proprio peso corporeo solo in precisi periodi dell'anno. Per esempio, mi viene in mente per la prima prova costume, quindi subito prima dell'estate. In realtà bisogna avere un'attenzione mirata durante tutto l'anno. Bisogna motivarsi, bisogna volersi bene, evitare il fai da te e seguire delle regole e imparare col tempo ad autoregolarsi. Esistono purtroppo delle regole da seguire. Innanzitutto, non saltare la colazione o i pasti principali, non restare troppe ore a digiuno fra un pasto e l'altro, fare spuntini con frutta fresca, aumentare l'introito di fibre quali frutta e verdura, aumentare l'introito di carboidrati integrali, diminuire i carboidrati semplici, avere un giusto apporto di proteine nobili, consumare grassi buoni e quindi preferire l'olio fresco di oliva extravergine, idratarsi nel modo corretto evitando le bevande troppo zuccherate, non fumare, limitarsi anche nell'alcol e non rinunciare mai al movimento, che sia in palestra oppure che sia all'aperto. Grazie e ci vediamo alla prossima puntata.